il lato viola del ring e Lariatto presentano Un Lariatto al Giorno. Benvenuti a tutti a un nuovo appuntamento con Un Lariatto al Giorno. Io sono Stefano, una delle voci di Lariatto, e sono qua per raccontarvi anche oggi un aneddoto sul mondo del puro reso. E questa volta, come promesso già nella settimana precedente, andremo a parlare di un manga che riguarda proprio il mondo del pro wrestling. Quale manga? Beh, dobbiamo andare indietro nel tempo, una serie che è uscita tra il 1979 e il 1987, chiamata Kinnikuman, del duo che si faceva chiamare Yode Tamago. Yode Tamago, tra l'altro, vuol dire tipo uovo bollito nell'acqua, e quindi già mi fanno ridere questi due, che ovviamente hanno l'idea di fare, di creare quello che è un manga, diciamo, umoristico, una parodia se vogliamo, di quello che era uno dei personaggi più in voga del momento, cioè Ultraman. E sostanzialmente si parte con l'idea di questo Kinnikuman, letteralmente un uomo muscoloso, il quale era un supereroe sfigatissimo, molto impacciato, che veniva chiamato proprio quando non c'era più nulla da fare, cioè tutti gli altri supereroi erano impegnati e quant'altro, veniva chiamato lui, che era un super sfigato, e così. Però dopo poche puntate, dopo diciamo pochi capitoli della storia, si decide di, diciamo così, cambiare rotta, e si porta tutto sempre di più, fino a diventare il tema principale, verso il puro reso. E in questo contesto, quindi, Kinnikuman diventa un lottatore che ha, insomma, diciamo, l'idea di portare il bene e di affrontare tutti quelli che sono i malvagi, no? Gli uomini cattivi, che proprio venivano chiamati così. E si trova ovviamente in un mondo strano, particolarissimo, umoristico, abbiamo detto, e i cattivi erano cattivi veramente particolari. Pensate che erano uomini, ma con delle fattezze da animali, oppure in alcuni casi anche elettrodomestici, quindi che ne so, magari si scontrava contro il forno a microonde di turno o il frullatore di turno. E quindi erano tutti personaggi molto molto strani, molto particolari. Ma volete sapere una cosa veramente strana e particolare? Dato che volevano fare una cosa che fosse molto vicina ai fan, avevano fatto questo piccolo esperimento che poi hanno portato avanti per un bel po' di tempo, in cui volete disegnare voi, cari spettatori, il vostro cattivo, basta che sia un po' assurdo, un po' fuori di testa, e quindi aspettavano che i fan mandassero loro delle tavole con disegnate le bozze di alcuni di quelli che poi sono diventati i cattivi. E questo, ovviamente, la partecipazione da parte dei fan è fondamentale, ha reso, diciamo, questo manga davvero molto apprezzato e molto conosciuto. Ne è stata tratta anche una serie TV, un cartone animato, ovviamente un anime, che ha avuto quasi 200 episodi, quindi insomma una bella storia narrativa, purtroppo mai uscito in Italia, l'edizione italiana di Kinnikuman non è mai arrivata. Ne parleremo ancora la prossima settimana, invece, quando vi svelerò, anche se probabilmente già sapete tutto, vi svelerò comunque qual è stato il suo, diciamo, fortunato sequel, fortunato anche perché da noi ha trovato spazio, quindi parleremo la prossima settimana, anzi fra due settimane in realtà, perché la prossima settimana è una settimana tematica, la prossima volta che avremo occasione, quindi parleremo di Ultimate Muscle. State quindi sintonizzati ogni giorno dalle 8 del mattino, dal lunedì al venerdì trovate un nuovo Lariatto come quello che avete trovato oggi, e ovviamente il martedì pomeriggio alle 18 ci trovate in live con Lariatto, destinazione puro reso, parliamo sul canale Twitch del lato viola del ring di qualcosa che riguarda il mondo attuale del puro reso. Grazie davvero di cuore per aver seguito, io sono Stefano, una delle voci di Lariatto, noi ci risentiamo, alla prossima!